direttore di questo collegio universitario di merito, dove il merito vuol dire che fa parte di quei 50 che sono accreditati dal Ministero dell'Università in tutta Italia, l'unico in Puglia, purtroppo. Di merito vuol dire che i ragazzi che stanno qui se lo meritano, da tanti punti di vista, sia dal punto di vista del rendimento accademico, ma soprattutto della qualità umana, della capacità di rispondere alle sfide del territorio. Perché il nostro obiettivo è quello di far sì che i ragazzi studino a Bari, nell'università o nel Politecnico, e restino poi in Puglia e in Basilicata, che sono le due regioni di affluenza per questo collegio, a sviluppare il territorio in vari ambiti, in particolare nei settori tecnologici, che sono quelli che tirano di più sul mercato, per cui abbiamo messo su l'alta scuola per innovatori digitali. Lì avete delle brochure che potete prendere liberamente, che vi danno una spiegazione, sia pur rapida, di quello che è l'obiettivo, cioè far lavorare i ragazzi su progetti aziendali dal primo anno dell'università, sviluppando qualcosa di concreto, reale, che risolva problemi veri delle aziende. Qui vedo anche aziende che hanno risolto i loro problemi o li stanno risolvendo attraverso questo metodo, e così i ragazzi imparano ad avere rapporto con l'azienda immediatamente, capiscono cosa significa lavorare, cosa significa rispettare scadenze, cosa significa avere delle specifiche e soddisfarle, e contemporaneamente fanno gli esami che devono essere non solo in corso, laurearsi in corso, ma anche superare alcune medie che sono stabilite dal Ministero. Quindi non è per deboli di cuore stare qui, ma c'è un grosso vantaggio, che anche i talenti medi che entrano qui vengono portati su dall'ambiente, che è molto esigente. Contemporaneamente anche l'ambiente è molto familiare. Noi durante la pandemia siamo stati in un posto fantastico come questo, con il giardino, con il campo sportivo, la palestra, con il barbecue. Facevamo la vita normale mentre i ragazzi studiavano, facevano esami, facevano addirittura, discutevano le tesi da qui, dall'Aula Magna, quindi in posti certamente migliori che la cucina di casa, come è successo ad altri ragazzi. Quindi anche i talenti medi hanno un'opportunità di crescere, e soprattutto coloro che non hanno risorse economiche, perché questo è il punto fondamentale. Tutti, assolutamente tutti, i 31 ragazzi che stanno quest'anno nel collegio e lo riempiono, hanno borse di studio dal 50% in su. Quindi alcuni non pagano proprio niente, perché attraverso amici donatori, le aziende, partner, l'INPS, i contributi del Ministero, riusciamo a fare in modo che anche persone che non hanno la possibilità di materialmente studiare fuori sede, perché non hanno i soldi, possono farlo e quindi poi crescere. Quindi vi invito a prendere la brochure, a prendere anche il fogliettino con il fondo di borse di studio che abbiamo abilitato proprio per aiutare i ragazzi. Uno dei modi migliori è un contributo mensile, anche piccolo, che ci dà la possibilità di fare una programmazione a lungo termine e capire che cosa fare. Chiudo dicendo che stiamo lanciandoci in un'impresa grossa, che è la ristrutturazione di tutto il collegio, anche per avere un'attività per ragazzi baresi non residenti, ragazzi e ragazze baresi non residenti, sempre in collaborazione con le aziende, sfruttando il bando 338 della legge del 2000, che finanzia i collegi di merito in tutta Italia. E sembra che i fondi favoriscano un meridione perlomeno per il 40%, considerato che al sud c'è solo il 10% dei collegi di merito. Fate un po' i conti, dovrebbero arrivare un bel po' di fondi che ci permettono di raggiungere l'obiettivo. Grazie. Buonasera a tutti, e innanzitutto consentitemi di iniziare con un ringraziamento ovviamente a Roberto Lorusso, che è l'autore di un libro che oggi festeggiamo, stasera festeggiamo, e che mi ha gentilmente invitato a in qualche modo discutere e moderare un incontro dove in realtà le persone che poi porteranno il vero contributo di
e attorno a questo libro sono seduti alla mia sinistra e alla mia destra. E sono persone che non hanno bisogno di presentazione, però io voglio cogliere un aspetto specifico relativo alle loro presenze che può contribuire molto anche alla comprensione più profonda di questo testo. Il professor Laforgue è presidente di Acquedotto Pugliese e lui ovviamente mi perdonerà, professor Laforgue, ometto tutto quello che ha fatto nel passato, tranne una cosa che ovviamente mi fa piacere ricordare: per colpa sua sono entrato nell'università. Questo è una colpa che mi riprovero spesso. Alla mia destra invece il dottor Davide Rota, che è amministratore delegato di Linkem, una società molto importante, una società legata al mondo del digitale. E perché queste due persone sono complementari per certi versi per discutere questo libro? Perché il professor Laforgue è portatore di un'esperienza accademica, che però ha avuto dei momenti anche di contaminazione importanti dell'amministrazione pubblica, come in questo momento, egli stesso sta ricoprendo la carica di presidente, svolgendo, e dall'altro lato invece abbiamo una esperienza di un imprenditore. L'imprenditore è fondatore di Linkem, che ovviamente è un elemento importante, perché l'atto di fondazione è un, come dicevano oggi, la virtù dell'inizio è importante, quindi è sicuramente una prospettiva estremamente interessante. Io vorrei introdurre questo libro con una rapida premessa che mi perdonerete è un po' deviata dalla mia formazione occupandomi di ingegneria gestionale al Politecnico, perché ho provato leggendo il libro di Roberto a inquadrarlo in quello che sta avvenendo da un po' di tempo nell'ambito soprattutto della letteratura marina. In particolare il titolo del libro è Umilmente Leader e quindi il riferimento primo è al tema della leadership, che è un tema che ha avuto soprattutto all'inizio di questo millennio, nei primi 10 anni del 2010-2011, un crescente interesse, è un tema antico che però è stato ripreso. Uno dei segnali di questo crescente interesse è un fiume di articoli che sono apparsi in questi 10 anni, per esempio su una rivista come Harvard Business Review, che è una rivista orientata al mondo imprenditoriale internazionale e in particolare statunitense, e questa attenzione verso il tema della leadership è un'attenzione che richiedeva una giustificazione, cioè come mai emergeva questo argomento. E probabilmente una delle ragioni di questa riemersione del tema era legata al fatto che incominciamo nelle grandi imprese, nei grandi corporate, problemi legati alla gestione della complessità. Oggi l'inaugurazione del Verona Accademico dell'Università di Bari, il professor Parisi, ha parlato di complessità, bene, il tema era questo, cioè con il pervasivo ingresso delle tecnologie digitali, i sistemi si stavano complessificando e dal punto di vista del management sorgeva un problema di gestione di questa complessità. Risposta alla complessità, e Roberto parla di leader smarriti nel libro, proprio perché lo smarrimento è tipico di contesti in cui uno deve guidare una nave complessa in uno scenario che è incerto, instabile. E quindi il rievocare, andare a riprendere questi concetti di leadership diventava
un must per una rivista, per esempio, come la Business Review, che voleva catturare l'attenzione del top management delle imprese. Questo passaggio, peraltro, trovava anche in Italia delle attenzioni particolari. Ricorderete che proprio in quel periodo, per esempio, si accese il dibattito sulla classe dirigente del nostro paese. Uno dei personaggi che portò questo tema all'attenzione con grande passione fu Pierluigi Celli, all'epoca direttore della LUIS, con una ricerca di un libro sul tema della classe dirigente. Il problema che ancora oggi abbiamo, e quindi il libro di Roberto, io tenderei a inquadrarlo in questa prospettiva. Che cosa possiamo dire? Io farò un neofilizzato del libro, però penso che questa, quando uno poi arriva alla sintesi estrema, poi ritrova fonti di idee nuove e probabilmente anche utili per discutere. Allora, in estrema sintesi, in questo libro ci sono due chiavi di lettura che ho proietto e su cui poi ovviamente mi farebbe anche piacere ascoltare il professor Lafond, il dottor Rodo, ma anche chi nel pubblico volesse intervenire. La prima chiave di lettura è una chiave di lettura che io chiamerei di tipo etico, perché a un certo punto Roberto tocca in maniera diretta il tema, i temi etici, nel senso che richiama Montaigne, San Benedetto, no, peraltro due personaggi che vivono a distanza di 1000 anni l'uno dall'altro, no? E che toccano il problema di non solo capire chi siamo, ma anche capire perché siamo. Questo è un passaggio, secondo me, importante, perché nella logica della costruzione di un leadership, sicuramente la visione di se stesso è importante, ma come Roberto vari punti del libro tocca, il tema anche di a chi è destinata questa leadership, qual è la sua finalità, qual è la sua profonda motivazione. E quindi questo elemento, questa chiave di lettura può essere un punto importante. Per certi versi, poi, con una visione laica della questione, è evidente che poi uno trova delle risposte alle proprie domande, anche seguendo la propria fede. Ma il libro offre una serie di linee di uscita anche chi non ha la fortuna di avere una fede e offre delle risposte anche in quella direzione. Per esempio, pone il problema dei beni relazionali, dove obiettivamente il credo religioso viene meno, ovviamente lo può affiancare, lo può vivificare, però è un tema fondamentale, nel senso che nel momento in cui io pongo la questione di per chi sto operando, quindi per chi siamo, ovviamente il tema dell'altro è centrale. La seconda chiave di lettura, invece, io ho usato un aggettivo molto forte, però ci ho pensato, anche ora vedendo, forse un po' forte, può sembrare, però lo spirito di poi aprire una discussione ha senso. È una chiave di lettura epistemologica. Perché? Perché nella componente della umiltà c'è anche un razionale interesse a avere nel rapporto con gli altri una capacità di conoscenza del reale che è decisamente superiore a quella del singolo.
Quindi da questo punto di vista, anche da questa prospettiva, c'è una interessante lettura, perché si apre a dei problemi che sono problemi della modernità, cioè come facciamo a capire il reale quando ovviamente non abbiamo la capacità individuale di poter comprendere, e quindi sicuramente aprire un dialogo con gli altri aiuta nella comprensione. Qui c'è la citazione del nostro amico Peter Senge che dice: aprirsi agli altri perché gli altri mi aiutano a capire. E questo non è una roba da poco, perché dal punto di vista della formazione del processo conoscitivo, della conoscenza, sicuramente è un'indicazione molto forte, e forse è quel carattere dell'umiltà che è il tratto caratteristico di questo libro. Infine, essendo un professore, non potevo non risuonare su uno degli ultimi temi trattati, che è il messaggio per i giovani, perché credo che questo poi alla fine, non solo perché siamo in un ambiente che è una residenza per studenti, ma perché è il problema della nostra società, problema di capire come rapportarsi ai giovani. E qui c'è una risposta che Roberto dà, che secondo me è corretta, ed è peraltro in linea con un pensiero che anche autorevoli autori come Papa, per esempio, nel senso che non c'è più solo una responsabilità sociale in termini di rapporto con l'ambiente, ma c'è anche una responsabilità individuale in termini di capacità di ricostruire il sociale. Credo che questo sia un altro tratto importante su cui ragionare, che nel libro, nella parte finale del libro, viene richiamata, perché ovviamente il tema della ricostruzione di un tessuto sociale è un tema che si muove parallelamente al tema degli squilibri, delle diversità in tutte le forme che ormai caratterizzano la nostra società, e quindi una leadership deve essere anche in grado poi di interpretare questi bisogni collettivi. Detto questo, io ovviamente aprirei il dibattito, partirei per un affetto personale nei confronti del professor Mafoggia, ma non solo per questo, ma perché ovviamente essendo per altri versi un leader, questo io credo dire per me. Io non ho sempre sentita la sua leadership ogni volta che ho avuto modo di interagire con lui, però la sua esperienza, anche per esempio come lettore di un'università, l'Università di Salento, quindi un'esperienza che ho visto solo, come si dice sempre, con i lettori sono soli poi al comando, si hanno i correttori, chi d'aiuto, i consigli di amministrazione del Senato, però poi c'è la solitudine del comando. E quindi anche da questa sua prospettiva, questa sua esperienza, ovviamente mi chiederei un commento sul libro e, se vuole, ovviamente anche su queste note che ho introdotto nel libro. Grazie. Sono digitale. No. Terminalmente, fatemi salutare un amico che è qui, perché ha la mia stessa esperienza, un magnifico lettore del Politecnico di Bari. È stato un lettore praticamente contemporaneamente a me, quindi ha preceduto la presidenza di AQP. Adesso è il presidente di AMCAS, quindi
anche lui con un'esperienza e una leadership naturale che è bene ricordare. Nicola, forse questo è un grande. Io mi sono molto divertito a leggere il libro di Roberto, anche perché parto con alcune considerazioni. L'umiltà è una delle virtù, quindi è da sempre il tema dell'umiltà, un fatto di esigenza dell'uomo. Quindi quando lui parte con una prefazione di San Gregorio Magno, io al primo punto la prima cosa che mi sono notato è ma San Gregorio Magno sulla leadership, no? Perché lui sull'umiltà, sull'etica ha fondato, quindi è chiaro che chiunque voleva comandare in qualche maniera doveva ritrovare uno spirito umile per trovare gli elementi e gli insegnamenti per riuscire a comandare. Quindi noi la chiamiamo leadership, ma era il comando, il governo che da sempre c'è stato nella storia dell'umanità. Ed è bello, mi piace richiamarlo, è proprio bello, quello che dice San Gregorio Magno, lo dice molti secoli fa, e dice, per la leadership, affinché chi non ha ancora questa responsabilità non vi aspiri con superficialità, e chi l'ha cercata con superficialità abbia gran timore di averla ottenuta. E questo, in una sintesi estrema, ci dice tutto, perché divide le due categorie in maniera molto netta e ci fa comprendere che alcuni, adesso arrivo al punto, hanno aspirazioni che possono non avere il merito di ottenere. E fa un esempio ancora più bello, San Gregorio Magno, dice, sul mare calmo anche un inesperto sa guidare diritto una nave, ma se il mare è mosso da ondate tempestose, anche un marinaio esperto ci si trova in difficoltà. E che cos'è il culmine del potere se non una tempesta per la mente? E mi ha richiamato un concetto a me caro, che vado ripetendo continuamente per far comprendere le situazioni di disagio in cui si trova in questo momento la nostra società, quello della ignoranza attiva. Cosa vuol dire ignoranza attiva? È il tipico personaggio che nella vita non ha grandi capacità e non ha mai neanche studiato troppo, no? Con profondità, che però ha una forte attività nel migliorare la propria condizione sociale, il proprio ruolo. Ed è sempre l'inseguimento della crescita. Ora, il nostro paese è in crisi anche perché ci siamo riempiti di ignoranti attivi, nei posti più o meno chiari, perché con le raccomandazioni, con le spinte più o meno strane, con un arrampicamento sociale di un certo tipo, sono arrivati dappertutto. E il loro vantaggio competitivo è che non hanno niente da fare, perché non sapendo fare le cose, possono dedicare tutto il tempo all'inseguimento di una posizione superiore, a cui aspirano, giustamente dal loro punto di vista, perché non meritandola, non sapendola gestire, ma avendola avuta, ovviamente è scontato che loro l'abbiano meritata e cercano di migliorarla ulteriormente. Ora, voi non avete idea di che cosa noi abbiamo in circolazione, il Papa Costantino mi capisce perfettamente, e quindi nei posti chiari noi abbiamo in questo momento persone che non sono all'altezza della guida del nostro paese, hanno assunto responsabilità che una volta non si sarebbero raggiunte. Esempio classico, mi dispiace fare un nome e cognome, però vi ricordo tutti quanti l'episodio della nave Concordia del comandante Schettino. Comandante Schettino, per fare le solite bravate, ha fatto morire delle persone. Comandante Schettino, in altri tempi, in un sistema in cui l'ignoranza attiva non aveva raggiunto i livelli che ha raggiunto ora, non sarebbe passato per i filtri, non sarebbe mai diventato un comandante armato, perché non aveva i requisiti. Invece, oggi, attraverso un sistema che è basato sulle raccomandazioni, sulle spinte, su certe amicizie, il risultato è che lui ha avuto il comando della Concorde e che altri hanno la possibilità di arrivare a saltare questi filtri e quindi a trovarsi addirittura in posizioni di grande responsabilità nel paese. Quindi, l'umiltà che San Gregorio Magno aveva come elemento fondamentale senza conoscere il concetto di leadership è l'elemento conduttore di tutto il libro, perché è l'etica ed è il concetto di verità che si arriva nel libro che diventa l'elemento fondamentale. L'umiltà che però, ricordo a tutti quanti, deve essere
una dote propria della persona, perché non è soltanto nel comando, non è solo nella leadership, è una dote, una virtù che va utilizzata dovunque, perché è ovviamente l'elemento fondante per qualsiasi dialogo, per qualsiasi colloquio. Non voglio fare più quando hai fatto due, non vengo più a fare una cosa con te, perché tu fai praticamente togli una sintesi, tagli l'erba sotto i piedi, quindi non c'è possibilità. Per richiamare ancora e sottolineare questo concetto di ignoranza attiva evidentemente non era completamente sconosciuto a San Gregorio Magno, perché nello scrivere lui a un certo punto racconta: così, circondato all'esterno da grandissimo favore, si svuota interiormente della verità e dimentica della sua realtà profonda, si disperde compiacendosi dell'apprezzamento altrui e si crede tal quale è la sua fama, al di fuori, non quale dovrebbe riconoscersi nel proprio intimo. Disprezza i sudditi, non li riconosce uguali a sé, secondo un ordine naturale, e si immagina di aver superato, anche per i meriti della propria vita, coloro che gli stanno sottoposti a motivo di un potere dato di persona. C'era anche lui, ignoranza attiva, circolazione, anche San Gregorio è sempre stato. Il concetto di leadership è stato poi ovviamente rappresentato e vino molto bene da tutti i suoi esperti. E il tema di unire umiltà e leadership è fondamentale. Chi, come me, come il professor Costantino, ha combattuto non per la leadership, ma per governare sistemi molto complessi, evidentemente non c'è nessuna possibilità di governare realmente senza la giusta di umiltà. Dote di umiltà che ti deve portare ad ascoltare gli altri, a considerare i consigli e le posizioni, poi prendere una decisione che è autonoma, perché nessuno ha responsabilità, e quindi di fronte alla responsabilità deve essere consapevole di quello che fare. Ma senza l'ascolto degli altri, senza l'umiltà dell'ascolto degli altri, non si va da nessuna parte, non c'è leadership che tenga e non si governano sistemi complessi come quelli con cui noi abbiamo a che fare, comunque si faccia, dovunque si va, i sistemi sono estremamente complessi, perché è complessa la personalità umana che va e dappertutto in questi sistemi. Io ricordo come rettorato che una delle cose più complesse che dovevo affrontare erano i problemi di relazioni umane tra persone all'interno dell'università, in cui, come voi sapete, ci sono un po' troppe prime donne, anzi sono quasi tutte le donne. Il risultato è riuscire a governarli senza dispiacere, ci sono delle barzellette, dove sono universitari simpaticissimi, mettiamo una prima donna, però la vera difficoltà era riuscire a comprendere come riuscire a far superare certi contrasti, certe posizioni di scontro continuativo a personaggi che non avevano proprio ragione per essere in scontro, e se avessero lavorato in piena sinergia avrebbero fatto avanzare di 3 passi, 4 passi l'università grazie alla loro forte collaborazione. Direi che mi posso fermare. E poi togliamo presa. Bene, allora. Certo, parlare dopo voi due non è semplicissimo. No, grazie dell'invito. Tra l'altro ho trovato Roberto, il tuo libro veramente geniale, perché sei riuscito a decodificare delle cose che personalmente ho sempre pensato. Tutte le persone più brave che ho incontrato nella mia vita, di un livello veramente superiore, erano tutti molto umili. Penso che non possa proprio esistere il concetto di leadership staccato dall'umiltà, no? Mi sono segnato questa frase mentre venivo stamattina, come diceva Gandhi, la ricerca della verità senza umiltà non può avere successo. Penso che sia proprio vera questa cosa, perché quando tu incontri delle persone che hanno raggiunto dei livelli della vita, dei risultati, delle posizioni, dei titoli, ma non si sentono veramente superiori agli altri, quindi non sono quelli falsamente umili, che sono peggiori di quelli arroganti, da molti punti di vista. Quando incontri le persone che sono veramente umili, che a volte, come diceva il professore prima, capiscono anche quando una cosa non sono in grado di farla,
quindi in qualche modo si autolimitano. Quelle persone hanno, secondo me, un livello nettamente superiore, lo vedi che hanno una luce degli occhi diversa. Io voglio fare un esempio, anche perché adesso parte le battute, però a dire qualcosa di intelligente dopo il loro non è semplicissimo. Io nella mia vita ho avuto la fortuna di incontrare tante persone che avevano raggiunto grandi risultati, no? Vi cito forse l'aneddoto più divertente. Nel 1998-99, prima di fare il lavoro che facevo adesso, lavoravo per una multinazionale del largo consumo, la Procter & Gamble. È un'azienda che fa la detersivi, insomma, cose di questo genere. E tra i nostri vari marchi, avevamo lavorato in Inghilterra, tra i nostri vari marchi avevamo un marchio di beauty care, cioè di prodotti di bellezza, e il nostro testimone era Julia Roberts. Julia Roberts, che era l'anno in cui aveva girato Notting Hill, quindi diciamo all'apice di ogni tipo di successo che poteva avere, no? Andavo nel 99 a girare uno spot con lei a Londra. Alla fine dello spot, che è durato, lo spot eravamo girato il giorno prima, il giorno dopo siamo andati a vedere il montaggio dello spot, finiamo più o meno verso l'ora di pranzo e lei ci dice: vuoi venire a mangiare a casa mia? No? Cioè, accidenti, ci troviamo in vita a casa a mangiare. Eravamo in tre, io, due miei colleghi e lei, siamo andati a casa, ho ci messo sull'acqua, messo dentro la pasta, fatto il sugo e messo la pastiglia nella lavastoviglie alla fine del giorno. Giulia Roberts, quella cosa lì secondo me riassume un po' il vero concetto di umiltà. Stai parlando di una star planetaria che poteva ottenere qualunque cosa, no? E metteva la pastiglia nella lavastoviglie, no? Allora, ne potrei citare anche degli altri casi, però secondo me è proprio un passaggio importante, cioè il pensiero che tu possa ascoltare gli altri veramente, capire in qualche modo di non essere mai arrivato. Ma io ho un maestro, una persona che considero, prima stavamo raccontando con Michele, che considero proprio il mio mentore, senza di lui io non sarei arrivato nemmeno in fondo alla via di casa, probabilmente. Che mi diceva sempre: cerca di non essere più bravo di quello che c'hai a fianco, ma di come eri te ieri. Ok, non fai un passettino rispetto a come eri te ieri. Ma se è riuscito in questo tipo, secondo me, a spiegare molto bene questa cosa. Spiegare che, secondo me, già dal titolo, uno probabilmente potrebbe già fermarsi il titolo, non c'è neanche il resto del libro. Okay. Se uno nella vita vuole essere veramente un leader, non può che farlo diventando umile, perché sennò è una persona che viene seguita dagli altri per altri motivi, ma non perché veramente è un leader. Yeah. Io ovviamente, come vedete, sono due prospettive che si complementano, due letture che si complementano. E resto sempre affascinato, perché questo è uno dei caratteri di alcuni professori universitari, dal reale, quindi quando uno sente casi, esempi del mondo reale, ovviamente ne resta affascinato. E sono comunque sempre portatori di messaggi che restano nelle menti degli individui, perché dal punto di vista ovviamente di un ragionamento sulla leadership, ovviamente si può portare il ragionamento a un livello teorico, astratto, però qua ci siamo spenti. Poi, per esempio, quando hai citato Gandhi, no, hai messo in moto già un meccanismo per cui, di fronte a un personaggio come Gandhi, che interpreta una leadership umile, una grande leadership, una leadership straordinaria, ovviamente uno poi comprende meglio il concetto, che magari ha intuito, ma che non ha chiaro. Quando il caso della Julia Roberts, no, che diventa fortemente istintivo. Da questo punto di vista è molto interessante ascoltare casi, no? Cioè, è estremamente istruttivo, anzi, per certi versi, è perfettamente coerente con il tema della leadership umile. Perciò, da questa prospettiva, vorrei chiedere se c'è qualche domanda da parte del pubblico, stimolata. Non immagino che il libro non sia stato ancora distribuito. Perché l'ho già preso. Anzi, approfitto dal microfono, ci siamo. Però è giusto dire che il libro che trovate qui stasera ce lo dona l'amico Dario Petrone, che è qui, ha voluto fare questo meraviglioso dono di Natale, perché
un dono. L'altra sera ho detto che non è solo sostenibile, no? Ma è generativo e quindi può generare tanto benessere. Grazie, Dario, comunque. Non tutti l'hanno preso, ma comunque non so cosa volevi. No, volevo ovviamente ascoltare qualche domanda, osservazione, no, a valle di questi tre interventi iniziali, che potesse in qualche modo portare dei casi di leadership unico. Certo, anche una domanda bellissima. Cioè, qual è il limite, volevo parlare da Davide Rota, no? Sì. Qual è il limite secondo te tra la leadership umile e la voglia di innovare? Semplicissimo. Meno male che l'ha fatto a lui. Ma sai che secondo me sono correlate? Cioè, secondo me alla fine sono la stessa cosa, perché la voglia di innovare è un po' il desiderio di andare a scoprire strade nuove, no? Di provare a fare cose nuove, perché se per definizione pensi di sapere tutto, non riesci ad andare tanto lontano, no? Posso fare un esempio che non c'entra niente, però vorrei farci la sala di esempio. Ormai sono ossessionato con una cosa che abbiamo fatto in azienda negli ultimi 2 anni, parlo solo di quello quando vado in giro, no? Abbiamo aperto 2 laboratori per sistemare i nostri router dentro 2 carceri. Avevamo con tutte le aziende il problema che i router si rompono, ci tornavano indietro, dovevamo smaltire, non sapevamo cosa fare, ci portava questa idea, un giorno dicevo, perché rimaniamo in un carcere? Rimaniamo i router e le persone e i pezzi di ricambio, ce li aggiustano. Ora, dentro un carcere, dove io penso di aver passato 500 ore nell'ultimo anno, le 2 carceri, una Lecce e una Roma, ci sono delle persone che hanno dei talenti incredibili, incredibili. E in qualche modo, cioè persino lì, ci sono delle persone, uno l'abbiamo assunto e ci ha cambiato il modo in cui gestiva mio router. Il ragazzo ha fatto la quarta superiore, con i genitori non gli parlavano più da scuola, no? Allora, secondo me le 2 elementi sono proprio la stessa cosa. Cioè, tu lo vedi quando cominci a vedere le persone nella loro torre d'avorio, che fai fatica a parlargli, cercano di spiegarti sempre le loro ragioni, la capacità di innovare di quelle aziende e di quelle persone tenderà allo zero. Tra l'altro in questo mondo tecnologico le cose vanno tanto più veloce, no? Ci sono decine di casi di aziende che dici, ma come ha fatto quell'azienda a fallire? No? Come ha fatto a fallire la Nokia, che aveva il 72% di quota di mercato dei telefoni? È interessante, se tu senti il discorso che è stato legato, quando ho chiuso l'azienda ha detto siamo falliti e non ho neanche capito perché. Perché secondo me erano troppo presi dalla sensazione di essere bravi. E quindi alla fine dice, ma nessuno ci potrà mai scardinare dalla nostra postazione. No? Quindi secondo me le 2 cose sono proprio la stessa cosa. Cioè se uno si mantiene sempre un po' aperto, se pensa che l'idea giusta gli viene da un ragazzo che in realtà sta in un carcere per spaccio, e magari cambia delle cose che non ci hai pensato, soprattutto nel mondo dove lavoro io, purtroppo nel mondo della tecnologia delle cose cambiano talmente velocemente che non è mica detto che uno che ha 40 anni di esperienza riesca a trovare la soluzione, anzi da un certo punto di vista è talmente esperto che sa anche quello che non funziona, no? Invece uno che non lo sa per definizione non la fa funzionare. Quindi secondo me è toccato proprio il punto centrale, cioè le 2 cose sono la stessa cosa, se uno si mantiene umile riesce anche a rinnovare, perché per definizione ascolta tutto. Questo mi fa venire in mente quello che disse una volta Christensen, che io purtroppo sono professore, quindi vado posso ai professori e ricercatori. Christensen, per capirsi, è quello che ha inventato il concetto di tecnologia dirompente, un professore di Harvard, e le disruptive technology. E nel caso delle disruptive technology, ovviamente il caso classico da business school è il caso della Kodak, no? Una leadership che improvvisamente è evaporata. E nella rilettura di quanto era emerso, no? Quando c'è riferimento alla Nokia, no? Alla leadership della Nokia, dicevo, no? Ci siamo persi, ci siamo spariti. Lui non faceva riferimento, come invece tendenzialmente si pone
attenzione al tema della tecnologia, cioè non ho visto arrivare la nuova tecnologia e le caratteristiche della nuova tecnologia, non ho capito. No, le critiche che venivano mosse è di non aver ascoltato. Quindi questo è mi ha fatto venire in mente, è perfettamente coerente. Addirittura Kodak aveva al proprio interno i laboratori e le tecnologie del digitale, mi riferisco alle macchine fotografiche, quindi aveva il controllo della tecnologia, ma non hanno ascoltato chi invece gli diceva guarda che quella tecnologia è quella che prevarrà. No, e hanno pensato il meccanismo di autorinforzo del proprio pensiero, del proprio ego, di dare una risposta. Ma è spesso legata all'autoreferenzialità di certe conoscenze, di certe persone che sono molto concentrate su loro stessi e su quello che fanno. Vi racconto un aneddoto molto simpatico. Alla fine dell'Ottocento, del Novecento, Augustine Bell, inventore del telefono in America, e Ucci ha fatto la stessa cosa, non aveva le possibilità che abbiamo Augustine Bell. Con l'invenzione del telefono si rese conto che senza la rete non sarebbe riuscito a divulgare questa sua invenzione e quindi questo business non sarebbe mai riuscito. Pensò bene di intervistare, di chiedere al Presidente degli Stati Uniti di fare un investimento importante nella rete. Quindi, visto che era tutta l'America da coprire con questi collegamenti in questa rete, che la nazione facesse questo investimento. Ovviamente il presidente, che non capiva nulla di queste cose, che cosa fece? Una commissione di esperti che si misero a studiare il problema. E alla fine vennero fuori con una sentenza che resta nella storia perché è alla luce di quello che ora vi dirò, era proprio un problema. Intanto attaccarono la persona sul piano personale dicendo è uno ortofonista, non è possibile che abbia inventato una cosa utile per l'umanità. Che tipico di alcune reazioni superbie, di totale mancanza di umiltà. Seconda cosa, nella nostra società nessuno vorrà mai essere disturbato a casa con il telefono che squilla nei momenti più delicati della società. Questa invenzione non ha alcun futuro. Il telefono è un fatto assolutamente fuori dal mercato e dalle caratteristiche della nostra società. Questa è la risposta della Costinta, che trovò in America i fondi privati per costruire la Bell, che è stato il colosso americano della telefonia fino a qualche tempo fa. Quindi l'innovazione, tanto voglio sottolinearvi, è legata fondamentalmente alla curiosità e al desiderio di cambiare, che però non è l'umiltà, l'accettazione di quello che è lo status quo, che non si deve cambiare, che non si deve avere la superbia di innovare, no, è altra cosa. No, perché l'ho capito che era quella la domanda. L'umiltà non c'entra niente con questo. La volontà di innovazione è la curiosità. E quindi a questo punto la volontà piano piano di cambiare, di migliorare ulteriormente le cose che via via si scoprono attraverso la conoscenza. Quindi in questo non ci sono preoccupazioni, perché l'innovazione è ovviamente uno degli elementi fondamentali per la crescita della società. Non saremmo arrivati dove siamo se non ci fossero stati tanti studiosi, tanti ricercatori che un sassolino o un mattoncino dopo l'altro non avessero costruito quello di cui tutti quanti godiamo. Adesso abbiamo un livello di qualità della vita che è straordinario rispetto al passato e che è legato per esempio a consumi di energia che sono anche straordinari rispetto al passato. Che ci devono fare un po' riflettere su quello che lui stesso, Roberto, ha evidenziato, come la leadership deve diventare addirittura una eco-leadership, che il pianeta non ci legge più, come stiamo andando avanti. Dobbiamo cominciare a pensare a una forma diversa di governo del pianeta. Io sono orientato veramente a ritenere che non possa più essere governato attraverso gli stati, ma che ci voglia una governance unica, almeno dal punto di vista ambientale del pianeta. Che faccia il governo del paese, il governo della Africa di Terra, è difficile organizzare dall'alto la società, se non c'è una chiara esigenza dal basso
di volere un'organizzazione. Diciamo che siamo partiti con una sensibilizzazione in tutto il mondo verso questi temi, qualche risultato si comincia ad avere, COP21, COP25, COP26 sono comunque dei passi che porteranno dei risultati, però il coraggio vero è quello di riuscire a prendere e delegare a qualcuno di veramente autentico e bravo in queste cose, il governo di questi temi, ma non in maniera separata con la Zambia che sarà da una parte, la Cina dall'altra, il Pakistan e l'India si schierano dal nostro lato, gli Stati Uniti dall'altra, no, il tema è troppo grosso, il pianeta è unico, allora un pianeta unico si può gestirlo solo in maniera unitaria, non con questa confusione che si sta creando e che sta portando danni irreversibili, vedete quello che sta succedendo, la crescita degli uragani è un classico esempio, gli hurricane sono in incremento esponenziale per quello che il danno fatto, l'impatto fatto sul pianeta. Quindi occorre, prima ancora di affrontare i temi politici, ora il pianeta ci sta chiedendo di unificare lo sforzo intorno alla protezione di queste Gaia del nostro futuro. Lui è stato bravissimo a richiamare questo concetto alla fine del pianeta e quindi a parlare per la prima volta, che non avevo mai sentito, di eco leadership. È un tema che si lega benissimo con il tema dell'umiltà, quindi deve essere sicuramente un leader umile da questo punto di vista. Colgo l'occasione per darti un altro spunto di riflessione, di prendere un'altra delle cose che hai scritto che sono molto belle e che spesso ci dimentichiamo proprio di esistono, che andrebbero recuperate. Lui fa una seconda avvertenza e dice: cerca il silenzio, prova il silenzio, vivi il silenzio. Nel libro di pensieri di Pascal, lui ha scritto: tutta l'infelicità dell'uomo deriva dalla sua incapacità di starsene nella sua stanza da solo. E Roberto riprende: la necessità del silenzio è particolarmente evidente in questo mondo in cui c'è tanto rumore e tante parole inconsistenti. Il tumulto, la confusione, il rumore continuo che regnano nella società moderna sono l'espressione di un mondo fatto di propaganda, litigi infiniti, offese, critiche o semplicemente chiacchiere. È una riscoperta del concetto di silenzio. Infatti, il rumore non è mai sereno e non conduce mai alla comprensione di sé e degli altri. Assolutamente da sottoscrivere come tema, che è poi la solitudine della leadership di cui parlavamo prima, perché alla fine la decisione, per arrivare alla decisione, si passa dal silenzio, si passa da un'interiorizzazione dei problemi alla ricerca autonoma della soluzione finale. È qualcosa che comunque manca in questa società, perché prima parlavi del telefono, è una società che è continuamente sollecitata da informazioni a volte inutili, e il leader ha un'altra caratteristica, cioè ha una sua razionalità limitata, cioè non è un Dio, non ha una razionalità olimpica, come diceva l'avversario, non ha. Soffre del fatto che deve comunque poi prendere delle decisioni in un tempo limitato con poche informazioni. Questo è un altro elemento che è presente nel dibattito sulla leadership, perché sempre di più siamo esposti alla pressione delle decisioni da prendere e non siamo di là. Un attimo solo, grazie e auguri Roberto per questo bellissimo libro, dato un breve scorcio, quindi c'è tutta la tua essenza, e un po' anche il Tin Sujit, cioè l'opera d'arte restituita e ridonata, questo è il simbolo poi della vita. Su certe infatuazioni pregherei di leggere tutti voi il libro Il Signore del Mondo di Robert Benson. Vale la pena per non lasciarci prendere, perché il messianismo del XX secolo già purtroppo posto davanti sempre questa poi tragedia, come i signori del mondo lasciamo stare, e perché poi tutto ciò si produce anche in quel bel concetto che evidenziava il lettore sul
sulla ignoranza attiva, che poi però è accompagnato da una sorta di euforia cognitiva. E a pagina 25 tu citi proprio Paul Valéry. Paul Valéry diceva: un uomo solo è sempre in cattiva compagnia, e il signore del mondo è sempre da solo. I giovani, quella che è la mia esperienza, noto che sono sempre più soli, sempre più in cattiva compagnia dal punto di vista cognitivo ed emotivo, anche perché la resa che loro danno all'università deve essere una resa limitata. Non devono aspirare a prendere il massimo, 29, 30, no, loro si accontentano di superare l'esame. Questo è un disastro educativo, didattico, ovviamente, perché noi stessi dovremmo portarti ad essere convinti di poter prendere il massimo, non il minimo. Quasi rappresentando una didattica che vale perché con meno si prende più di 20, 21. Quello è un vero e proprio disastro, sia didattico che educativo, pedagogico. Pedagogico significa condurre il bambino, condurre il fanciullo non alla fossa, ma a pretendere da sé il meglio, e però questo meglio deve essere poi coordinato e aiutato dal docente. Gli esempi nelle università americane si sprecano, ma anche in Germania, dove ho vissuto 3 anni, era proprio questo: tu devi dare il meglio di te e devi portare la tua opera, la tua scrittura, quello che sia il tuo studio, a rendere, perché tu devi prendere un voto alto, non un voto minimo. Se noi rappresentiamo sempre la didattica o l'acquisizione di determinati, appunto, traguardi come minimi, torneremo sempre a quella che è l'ignoranza attiva, questa euforia poi cognitiva in cui troviamo anche, appunto, strafalcioni di ogni genere e traguardi limitatissimi che poi provocano, appunto, il desiderio di nuovi messianismi. E anche il ministro che abbiamo, se abbiamo mai i ministri che praticamente altro che il comandante Schettino, lasciano molto di più a desiderare. Quindi riportare al centro della nostra attenzione i ragazzi, i giovani, e dar loro la forza di essere in grado e capaci di prendere il massimo dei voti, non questo accontentarsi, questo minimo che purtroppo la stessa didattica però ti propone, come se questa diventasse poi anche di valore. No, non è stato. Grazie. Questo è un altro bel problema, che è anche il tema della formazione della leadership, che si scrive un altro libro, questo è il prossimo. È difficile formare i leader. Eh sì, perché poi già formare i leader è un po' cosa di difficile, no? Tant'è che poi il carisma, quindi la grazia che in qualche modo caratterizza la nazione dell'Inghilterra. Quindi la formazione è un processo molto difficile, può essere solo in qualche modo accompagnato all'emergere, ma la leadership di per sé. La leadership umile è un tema che devi risolvere. Sarebbe interessante parlare di educazione anziché di formazione, no? In un certo senso. Perché l'educazione vuol dire educare, cioè tirare fuori il meglio della persona. Molte volte noi pensiamo a formare come plasmare, no? Quindi l'atto di educare è molto molto più interessante, e se ovviamente nei master che vengono prodotti anche qui dalle nostre parti iniziassimo con qualche lezione sulle virtù formassimo, no? Mi è venuta nuovamente la compagnia educarsi i ragazzi a farle emergere, non sarebbe male, perché in realtà noi ce le abbiamo tutte le virtù. E da mano che cresciamo che cominciamo a dimenticarle. È il problema. Un esercizio interessante che facciamo in questo collegio all'inizio dell'anno è quello di fare un'autovalutazione delle metacompetenze, che è un nome moderno per dire virtù. È un elenco di tante virtù, anche molto ben snocciolate, in cui ognuno deve mettere un valore 1, 2, 3 o 4. Se
e ritiene di averla bassa o alta. Dopodiché, durante l'anno, insieme al suo tutor, qui vedo che ci sono alcuni che fanno i tutor dei nostri ragazzi, sono professionisti, approfondiscono quei livelli bassi di autovalutazione nelle metaconferenze e nelle virtù per farli crescere. Cosa succede il secondo anno quando rifanno la stessa autovalutazione? Uno si aspetterebbe valori più alti, invece no. Tendenzialmente il secondo anno sono più bassi. Perché? Perché quello che hanno acquisito è una maggiore capacità di valutazione di se stessi. E con questo processo iterativo, alla fine del terzo, quarto anno, vengono fuori con qualità umane che sono da leader, ma non da leader nel senso di quello che comanda, ma nel senso di quello che aiuta gli altri a raggiungere lo stesso obiettivo mettendosi in gioco in prima battuta. Questo mi riporta anche a un altro tema, che è quello con cui io ho esordito, che è la formazione della classe dirigente. Però in realtà il tema della leadership è qualcosa che dovrebbe pervadere, comporre la società e caratterizzare il comportamento di ognuno. Poi è chiaro che ci sono delle leadership che hanno delle responsabilità importanti e altre leadership che sono altrettanto importanti per la società e che invece si concentrano su compiti, su missioni più limitate, per esempio alla crescita dei figli, altro tema particolarmente delicato per la nostra società. C'è qualche altra domanda? Prego. La domanda, no, c'ho la voce. No. La domanda è una, le risposte possibilmente due, una al presidente La Forgia e l'altra a Roberto Lorusso. Avete parlato di Gregorio Magno, mi rifaccio invece agli autori letterari. Parlano di umili, di vinti e di cafoni. A capo del settore risorse umane, il presidente La Forgia vedrebbe meglio un umile, un vinto o un cafone? E Roberto Lorusso invece, quale suggerirebbe al presidente a capo delle risorse umane dell'azienda? Un umile, un cafone o un vinto? Grazie. Un vinto? Vinto. I vinti erano quelli di Verga, gli umili di Manzona, di Manzoni, i cafoni quelli di Sidone. È pericoloso, no, infatti è molto delicato. Guardi, secondo me il vinto non dovrebbe esserci proprio, ma una via di mezzo tra gli altri due, sì, perché non è soltanto da una parte che c'è il meglio da sviluppare. Quindi sono un po' più diplomatico in questa risposta, ma direi che le due caratteristiche le prenderei un po' da una parte e un po' dall'altra insieme. Devo forse rispondere, perché adesso devo dare pure il consiglio a lui. No, allora, no, io mi rifaccio sinceramente invece alla copertina, no? Quando racconto del Kintsugi, no? Questa tecnica e quindi all'immagine. Perché qui nel libro io dico che è molto interessante che un leader sappia farsi conoscere per quello che è, con tutte le sue mancanze, con tutte le sue fragilità, no? Perché quando si rompe, no? E quindi mostrandosi con molta semplicità, quindi umiltà, facendosi conoscere in profondità, acquisisce quel riconoscimento da leader. Perché non è uno che si mette una maschera, diciamo, no? Cioè si inventa. Ma una persona che è umanamente è quella e si rappresenta così com'è, con la voglia di crescere e con l'aiuto dell'umiltà è capace di diventare una persona più preziosa. Allora, io una persona come questa a capo delle risorse umane ce la metterei tutta, sicuramente.
Non so se hai una risposta. Anche tu? Se la trovassi, era buona. Però chiediamo a chi nel mondo dell'impresa potrebbe prendere una decisione. Qualunque. Come di Vinti o Caffoni? Di Vinti sicuramente no. I Caffoni dipende. Gli umili sicuramente. Risponderei così. Però a questo punto io una lancia la spezzo a favore dei Vinti. Sì. Nel senso che non è l'oggetto della domanda, cercherei di comprendere anche qual è il valore che ha una persona che è stata vinta, no? Qual è l'esperienza che si porta, no? Per esempio, faccio un esempio calcistico, però poi possiamo spostarci anche ai Caffoni Fontanara, perdere non è un processo non educativo, anzi per certi versi a volte perdere è molto più educativo che vincere. Questo non toglie nulla alle risposte, perché ovviamente stiamo parlando di ruoli critici all'interno delle organizzazioni, però in generale i Vinti non sono mai persone che non sono interessanti da esplorare. Anche il processo di metabolizzazione di una sconfitta, ne abbiamo avuto tutti, anche i grandi, anche Alessandro Magno ha avuto la sua sconfitta. Io penso che lì c'è da scovare dei valori straordinari, delle esperienze, dei sentimenti che hanno poi aumentato anche la capacità di comprendere gli altri, no? Perché quando si è sconfitti, poi si diventa molto più attenti nei confronti degli altri sconfitti. L'umanità è fatta molto di sconfitti, un po' così vincitore. Però il vinto, come lo intendi tu, è un vinto che non è esattamente il letterario che ha fatto lui, che è il rinunciatario. Il tuo vinto è un vinto che è pronto alla battaglia nuova. Lui invece parla di un rinunciatario. Il rinunciatario a me non va bene, perché tutti i problemi li porta la presidenza. Non filtra niente. E facendo le charge le porta proprio tanto. Vabbè, però dovevo fare una difesa. No, comunque è un qualcosa in cui credo, nel senso che io penso che uno dei problemi, uno dei problemi di questa società è soprattutto stimolato dai media e da certi modelli che sono enfatizzati dai media, e che si debba essere una società fatta solo di vinti. Io penso che invece gli sconfitti abbiano una pari dignità. Poi è chiaro che la storia ha deciso, la monotina ha deciso, è andata da una parte piuttosto che dall'altra, però io ho una grande stima, una grande simpatia nei confronti dei vinti. Detto questo, però, altra domanda. Sì, prego. Buonasera, Roberto Carissimo. Vorrei chiederti perché hai avvertito la necessità di scrivere un libro che parli di leader, umiltà e innovazione. Cioè, cosa ti ha spinto a scrivere questo testo? Perché mi pongo una domanda, perché bisogna essere leader? Perché bisogna essere umili? Perché bisogna innovare? Giancarlo Nicola, grande provocatore. Vabbè, no, senti, io faccio questa riflessione da tantissimo tempo, e tu sai bene che la mia attività professionale mi ha portato a conoscere tantissime persone, possono essere imprenditori, politici o altro, no? Che hanno provato a loro modo a vivere la leadership. E siccome purtroppo queste persone condizionano, hanno condizionato e continueranno a condizionare la nostra vita,
perché ci sono queste persone, no? Non possiamo nasconderci che molti di noi le scelgono, molti le subiscono, ma comunque queste persone cambiano il nostro modo di vivere. E allora è importante scrivere qualche cosa per far fare una riflessione, per avere persone, possiamo anche non chiamare leader, persone che vivano la loro responsabilità sociale, e che sia così piena che anziché fare i propri interessi siano capaci di generare bene comune, anche se questa parola è un po' inflazionata, ma tu la capisci molto bene e quindi sai a che cosa mi riferisco, ovviamente. Quindi è una riflessione che faccio da tantissimo tempo, tanto è vero che il testo quest'ultimo periodo si è formato con qualche altro capitolo, ma avevo già scritto qualche cosa prima in un ebook che poi ho distribuito. Poi si è andato formando man mano, perché molte persone che l'hanno letto mi hanno dato una serie di contributi, e quindi poi via via ha avuto questa sua completezza, nella speranza effettivamente che possa consentire a tutti di fare la riflessione sulla propria responsabilità sociale. Va bene così o no? Tutto va bene. Volevo sentire. No, va bene così, nel senso che... Per il principio di reciprocità, sì. Ora facciamo noi una domanda. Ma Nicola, però no. Nel senso, Nicola, tu che sei un debutto di cultura olivettiana, no? E tu che hai lavorato per l'Olivetti, quello è un altro esempio di grande leadership. Secondo te, quella leadership la inquadreresti in uno schema di leadership umile? Mi riferisco ovviamente ad Adriano Olivetti. Il vero provocatore è Vito Albino. Io faccio solo devo stimolare il dibattito. Beh, devo dire che per quello che io ho respirato di lei quando avevo, ora ho 70 anni circa, 69, quando avevo 30 anni, l'aria che mi è entrata dentro è un'aria che nasce proprio dal desiderio di porre attenzione non sull'io, ma su noi. Cioè Adriano aveva questo e l'ha trasmesso, non ho vissuto direttamente Adriano. Quando sono stato lì c'era il figlio Roberto, gli ultimi 6 mesi, poi è venuto a dire di De Benedetti, che ha dato dei frutti, ma ha portato un cambiamento rispetto a un modo di costruire il mondo insieme agli altri. Adriano Olivetti mi ha insegnato questo, e questo ho cercato di far mio da imprenditore, e quindi penso che dobbiamo cercare le ragioni del perché bisogna essere leader, del perché bisogna innovare, quindi non del come, del quanto, ma proprio del perché le azioni che svolgiamo debbano servire soprattutto alle persone del territorio in cui si vive, perché questo poi produce effetti positivi dovunque. E Adriano è stato per me un mentore importante da questo punto di vista, mi ha permesso di diventare imprenditore formato indirettamente da quell'area, da quella cultura, da quell'ambiente che ha messo al centro persone tutte brave. Quindi quello che ha detto il rettore ad Ivrea in Olivetti 40 anni fa, quando sono stato io, non era sicuramente la logica dominante. Le logiche dominanti oggi sono diverse e bisogna, secondo me, impegnarsi ad essere leader per quelle che sono le proprie capacità, a cavalcare l'innovazione tecnologica per produrre bene, non solo per se stessi, ma per tutti quelli che ti circondano, perché poi stai bene e stai meglio anche tu, indirettamente. Una domanda, però volevo continuare la provocazione, nel senso che
si dice che una moneta cattiva scaccia quella buona. Qualcuno ha detto che l'imprenditore cattivo scaccia l'imprenditore buono. La domanda è, secondo te, il caso Olivetti non è un caso, un'anomalia in un sistema che invece ha delle regole diverse? Le azioni sono guidate da modelli ideologici dominanti e il modello ideologico dominante in cui noi viviamo ha scacciato in quel tempo Adriano Olivetti, che era un profetico portatore di modo diverso dello sviluppo imprenditoriale. Però questo non significa che quell'idea sia stata sconfitta, che quel modello sia stato sconfitto. Bisogna attualizzarlo, innovarlo, potenziarlo con leader, innovazione, persone e con l'umiltà, ma la determinazione che l'umiltà richiede. Perché se si è umili, e troppo umili, si rischia di diventare deboli, ma l'umiltà è una cosa che dà una forza incredibile se associata alla determinazione. Per cui io penso che valga la pena pensare che è vero che la moneta cattiva scaccia facilmente quella buona, ma quella buona non muore, può ritrovare un vigore importante se c'è l'impegno delle persone a coltivare un modo diverso di costruire la società, che poi arriva il conto delle forche caudine, che arrivano i problemi che un modello dominante ti sbatte in faccia e a cui comunque devi trovare le soluzioni. Non è facile trovare le soluzioni per quelli stessi che l'hanno prodotto quel modello, anche se hanno il desiderio di trovare soluzioni, non è facile. A quel punto bisogna essere creativi e costruttori di nuove strade, di nuovi percorsi, di nuovi modi di concepire l'impresa, perché è intorno all'impresa che di cui indirettamente stiamo parlando, perché quello è quello che ha prodotto con la scoperta dell'energia meccanica, è venuta l'impresa come organismo che si è appropriato di questa energia meccanica, che ha prodotto le multinazionali e che quindi ha prodotto il modello che oggi domina. Non è che si può parlare male solo delle multinazionali, cioè sono organismi che hanno portato tanto benessere, però è cosa muove le azioni delle multinazionali, le logiche che muovono i processi costruttivi che bisogna cambiare. Grazie. Scusa per c'era una domanda qui. Sì, grazie. Io saluto Roberto Russo, abbiamo avuto il piacere di avere come compagno di strada per un piccolo progetto che è l'Officina dell'Ascolto con la nostra fondazione degli assistenti sociali di Puglia. Un progetto di welfare aziendale, ancorché abbastanza in embrione, che però cercheremo di recuperare prossimamente. Io mi ritrovo molto con l'ultimo, proprio l'ultimissimo intervento, perché è vero che la logica, diciamo, comunitaria che ha impermeato una stazione di Adriano Olivetti è quasi completamente scalzata, diciamo, da oggi. Decisamente più egoiste, decisamente più individualiste, più manageriali, nel senso diciamo più appunto individuale. Però è anche vero quello che diceva il dottore, cioè mi ritrovo molto, la buona prassi non muore, ed è un po' quello che dice anche nel libro quando si riferisce appunto alla leadership e non ego, diciamo, sostenibile, no? È un po' una riscoperta della dimensione comunitaria. Invece per quanto riguarda il discorso, adesso sempre per ritornare un po' al modello di Olivetti, mi viene in mente che probabilmente tutta questa umiltà, anch'io ho studiato molto Adriano Olivetti, io non più
Allora, mi sono invece interrogata su un'altra questione, cioè sull'equilibrio tra la visionarietà e la visione e l'unità, perché la visione è un fatto, e la capacità visionaria delle persone è un fatto sicuramente che reputo abbastanza personale, abbastanza individuale, e che non sempre trova un equilibrio giusto, un equilibrio appropriato con l'umiltà. Il visionario in genere è difficile che abbia anche la semplice capacità di ascolto degli altri. Nella mia esperienza mi sono ritrovata, diciamo, spesso, no? Persone anche molto brillanti, però prese dalle proprie visioni, dai propri orizzonti. Quindi su questo magari forse è molto interessante quello che lei diceva, perché mi sollecita, diciamo, questo tipo di riflessione. Però il leader, anche quello più visionario, ha bisogno di rendersi umile una volta ogni tanto per riuscire a crescere e a far crescere chi gli sta intorno, no? Perché poi questa è la cosa più importante, cioè il creare comunque un vivaio, una squadra. In questo momento ho in mente un particolare leader politico che per me è stato veramente molto brillante, ma che non è riuscito a mettere in piedi una squadra, diciamo, più duratura nel tempo. Ce ne sono in tutti, credo, in tutti gli ambiti. Finito. Per i tempi alla persona, se ho capito bene, la vita ci deve dare l'unità, uno che ha spostato un livello di unità, dove deve andare? Nel fondo. Ma infatti io quando ho chiesto con la mele di entrare un po' nell'esperienza di Bettiana, è perché uno dei temi che tra l'altro anche nel libro, che una volta che uno individua un modello di comportamento, poi però servono i casi, cioè uno dice ok, bene, ottimo, qui dentro c'è un esercizio che io raccomando di fare nel totale silenzio, cioè in cui uno rispondendo a delle domande alla fine arriva a valutare se ha atteggiamento da leader umile. Però il tema che poi resta è bene, in questa società cosa fare per coltivare questi modelli? Perché vediamo che questi modelli sono migliori, meglio di elementi, migliori di altri modelli, però poi la realtà è quella in cui viviamo. Quindi ogni volta che uno raccoglie un caso, diventa portatore di non solo di verifica della fattibilità, ma anche di portatore di fattibilità, ma anche ti spiega come è nata quella verifica. Perché ho citato Gandhi prima, no? Cioè, diventa molto interessante capire come si sviluppa e come emerge poi quella verifica. Sì, ma io anche così, scendendo terra a terra, dico al linguaggio imprenditoriale, e a un certo punto io spiego che essere umili conviene. E quindi è come quando noi diciamo essere ecosostenibile conviene. Allora è vero, perché ormai ci sono tantissime, e se qui ne cito uno di una ricerca sul fatto che conviene. Quindi basterebbe già questo per dire: caspita, devo fare lo sforzo di diventare un leader umile. Perché conviene. Poi ci sono altri vantaggi che hanno a che fare appunto con la relazione umana, con tutto questo, questa dimensione della relazione, dello stare bene insieme. Ma in realtà, volendo rimanere terribilmente utilitaristici, ci sono casi emblematici e evidenti che queste tipologie di leadership rendono le imprese e le organizzazioni eccellenti. Quindi è un problema di difficoltà? Sì, c'è molta difficoltà.
molto spesso anche perché diciamo non abbiamo il coraggio di dimostrarci per quello che siamo in un contesto che appunto in un modello totalmente diverso. Noi siamo soli e allora quello che io penso è che gli imprenditori in generale, ma comunque diciamo chi svolge questa funzione di leadership deve confrontarsi, deve vivere insieme agli altri, deve fare un'esperienza di condivisione, perché di gente buona ce n'è un'infinità, tanta gente buona, solo che ha paura molte volte anche di esprimersi, no? Perché pensa che in quel contesto la gente la pensi diversamente, e quindi lo sforzo superiore da fare in realtà è quello di veramente di avere la capacità di mostrarsi per quello che siamo. Semplice, persone semplici. E questo io ribadisco che questo mostrarci persone umanamente semplici è un fattore critico di successo e non il contrario. Questa è la mia visione. Sì, buonasera. Una provocazione. Tanto l'abbiamo fatta. Sì, no, è una provocazione. Io credo che poi bisogna contestualizzare tutto. Allora, il contesto dell'umiltà, così elevato, io lo rappresento, cioè vorrei che prendessimo a riferimento un imprenditore molto importante che conosciamo tutti quanti, che è Cucinelli, no? Lui è anche un grande benefattore. Però, ecco, quando noi poniamo il problema di Cucinelli con la marginalità che lui sviluppa, perché se prendiamo il bene intrinseco e poi lo rapportiamo a quelli che sono i prezzi di vendita di questo bene intrinseco, è chiaro che tutti quanti potremmo diventare dei grossissimi benefattori. Spesso invece noi dobbiamo fare i conti con la quotidianità delle nostre aziende e soprattutto la concorrenzialità con la quale noi dobbiamo affrontarci. Allora, io la domanda che faccio è qual è la congruenza o l'incongruenza dell'imprenditore di fronte a tutti questi problemi che quotidianamente ci vengono posti? Allora, facciamo rispondere all'imprenditore, però poi darò anche un mio piccolo contributo. Poi se vuoi credere, la domanda è intrigante, è più facile essere uno che se sei più ricco, da un certo punto di vista. Ma in realtà se collega un po' anche alla domanda del se uno umile ci può diventare, o ci nasce, o si può studiare per essere umili. Ma non penso ci sia un nesso tra le due cose. Cioè, ho incontrato persone, un po' meno la mia esperienza, persone che facevano un business al 2% di marginalità, che erano molto umili, e persone che facevano l'80% ed erano insopportabili. Aurelio Cucinelli l'ho conosciuto io, probabilmente sarebbe stata una persona umile anche se vendeva qualche altra cosa. Cioè, è chiaro che il contesto un po' ti aiuta, no? Se ti puoi permettere, soprattutto se vediamo alcune traduzioni di alcune cose, no? Se vuoi fare un piano per dare 25.000 euro alla fine dell'anno a tutti i dipendenti, ce li devi avere, se no puoi dargli. Però questo è una differenza, il fatto di essere umile o meno. Come anche non sono d'accordissimo sul fatto che il visionario per definizione non è umile da un certo punto di vista. Tagliati un certo tipo di visionario, probabilmente Steve Jobs tanto umile non è, no? E forse neanche il politico che citava lei, se ho capito chi è. Però non è che uno per forza se è visionario, le sue visioni le deve fare in modo arrogante, non ascoltando quelli che ci sono intorno, no? Cioè da un certo punto di vista, io personalmente, Roberto, mi piacerebbe avere il tuo parere, non sono sicurissimo che uno può imparare a diventare umile. Gli converrebbe un sacco, perché prima o poi la vita glielo spiega come deve fare diventare umile, allora gli arriva la terra la tocca veramente, toccando il concetto di umile, no? Però secondo me è come un'essenza da un certo punto di vista. È chiaro che un po' l'ambiente ti aiuta, no? Se sei la possibilità di avere un certo tipo di azienda che ha un certo tipo di risorse finanziarie, ti permette anche di fare delle cose, ma di base se sei veramente umile lo fai comunque, no?
ce lo fai magari se hai un panettone, lo devi di 10 fette, però da quel punto di vista, se non c'è 50.000 euro da dare ai, ai dipendenti. Però attenzione che ci ha portato su una via sbagliata, in un certo senso, perché io posso essere generoso, ma posso anche non essere umile. Attenzione, quindi parliamo di cose completamente differenti, a mio parere. Va bene, non vado oltre. Voglio sottolineare un concetto che anche credo, ovviamente potrebbe non essere d'accordo, ma è sicuramente uno spunto per il prossimo libro di Roberto. E ne abbiamo dati già parenti. L'imprenditore umile è proprio sì, l'imprenditore non può essere umile, deve avere la presunzione, deve avere la forza, il coraggio di fare delle cose che poi non sono proprio esattamente nella nostra società, in quella che è la società che viviamo, l'imprenditore italiano in particolare, è raramente. Ce ne sono eccezioni, ce ne sono tanti che sono anche capaci di farlo, ma nel DNA dell'imprenditore italiano non c'è DNA. Questa è un'osservazione empirica, non necessariamente. Assolutamente empirica, la mia opinione. Viene dall'esperienza di. Facciamo una cosa: qui c'è il presidente della Confindustria di Brindisi. Mi pare che. Dico bene. Allora, ti lascio il microfono. No. Intanto grazie Roberto per l'invito e grazie a voi per le riflessioni che ci state facendo fare questa sera, e grazie anche agli spunti che sono venuti dal pubblico. No, io condividevo quello che diceva il professore Laforgia, per parlare sempre il professore e il dottor Laforgia. Cioè, la leadership è una cosa, l'umiltà, se viene interpretata per l'imprenditore, secondo me, insomma, è difficile trovare qualche imprenditore umile. Però, ad esempio, nei vari ruoli, ad esempio in un'associazione di categoria, in una costruzione di una squadra, ad esempio, io credo che l'umiltà sia la base di tutto. Cioè, se tu vuoi crescere senza un'iperbole veloce, una parabola veloce, poi subito discendente, parabola veloce discendente, allora devi essere umile, costruire una squadra e nel tempo crescere in maniera, cioè un grano salis, in maniera non eccessivamente veloce, perché altrimenti rischi poi successivamente di farti male. Allora è lì il gioco. Cioè costruire, ad esempio, una squadra che possa supportare anche le tue idee, i tuoi progetti. In politica bisognerebbe fare così, è vero. Bisogna sicuramente osare, però quel politico si riferiva a Renzi, credo. No, avevamo inteso Renzi, forse anche con il nostro... sicuramente ottime intuizioni, guidava bene il paese, sicuramente l'umiltà non ce l'ha avuta, perché è stato sicuramente molto pieno di sé, si è fatto prendere, come tanti politici però si fanno prendere. Quando si arriva a un certo livello si perde l'umiltà, si perde anche forse il senso vero delle cose, e quindi si perde il contatto con la realtà. Allora l'umiltà, secondo me, deve essere, a seconda di come la si interpreta, in quale settore, è completamente differente, completamente diverso. Perché altrimenti, insomma, ci diciamo sicuramente cose, ci diremo cose sbagliate. Nella famiglia bisogna essere sicuramente in famiglia umili, e bisogna far capire quanto è duro il lavoro. L'imprenditore Olivetti era un tipo di imprenditore, ma abbiamo modelli completamente diversi. Allora dipende anche il settore, ad esempio, dell'impresa in cui si opera. Ora diciamoci anche questo. Quindi è veramente, ci abbiamo un caleidoscopio di cose da dire, che Roberto, di pensieri che ci passano velocemente anche nella testa stasera,
Roberto, io non vedo l'ora di leggere questo libro. Lo farò appena rientro a casa. Grazie veramente. No, effettivamente, dopo tutta questa bellissima discussione, conviene leggersi il libro. Perché lo stiamo facendo per quello, appunto. Se no, la gente si sta leggendo. Non c'è l'istituto di era, no, non te lo dico. Perdonatemi, avevo promesso che andavo a. Devo scusare, ma devo scappare. Devo scappare. Sì. Grazie dell'invito. Spiega dove devi andare. No, ho promesso che andavo alla festa aziendale dei colleghi. Ho cominciato a mezz'ora a fare la nostra la prossima di grossa sta qua. Quindi, 442. Bravo. Non faccio una domanda, faccio un'affermazione. Vedete, no? Risulta a diverse dimensioni. C'è una dimensione, chiamiamola epistemologica, per l'umiltà non è che in discussione proprio di studiare. Questa va bene. Poi c'è una dimensione esistenziale, profonda, strategica, dell'autopercezione del io. In questo, secondo me, accezione, l'imprenditore non solo non può, non deve essere uno. Questo lo dico senza aver letto il libro di Roberto, ma Roberto è una persona troppo nobile. Forse non deve essere umile perché i marosi della vita sono tali e tu ti trovi quasi sempre da solo. E se non hai un po' credo, non ce la fai. Con questo punto di non è d'accordo con il prete. Questo di Francesco è dura da. Ma comunque, l'hai detta, va bene, l'abbiamo ascoltato. No, io ovviamente, anche perché l'orario breve, e volevo solo fare un'osservazione sull'imprenditore di Paolo Solomeo, Cucinelli. È un personaggio molto molto particolare che va studiato in una categoria che non metterei assolutamente tra i leader. poi lo possiamo esaminare nelle sue varie sfaccettature, perché sicuramente è una persona di successo e ha avuto una sua intelligenza e una sua capacità, però non avendolo intervistato, e non è che ho avuto un rapporto, l'ho intervistato un po' di anni fa, lì a poco sono io, e insomma sicuramente non è, forse bisognerebbe mandargli il libro e dire la reazione. Va bene, io... Se tu hai una relazione con lui... Sì, possiamo provare. Va bene, io ovviamente... No, ho bisogno di ribadire, perché sennò qui Francesco ci ha destabilizzati, no? Io... No, Francesco è un pezzo della leadership pubblica. E cercare di accettare, di ascoltare, imparare, riflettere. Se sei a casa, riflettere. Allora, non essere uno conviene per se stessi, per gli altri, per l'impresa, per il mondo, conviene. È difficile diventare umili, essere umili, anche per chi ci prova costantemente. L'umiltà, come tutte le altre virtù, si può imparare, si acquisisce con l'esercizio. Va bene, quindi dobbiamo solamente metterci in cammino e, come dico nel libro, desiderare l'umiltà è già una buona umiltà.